Benvenuti e bentornati a Vivere in Corea del Sud, io sono Mattia e oggi voglio parlarvi del Natale in Corea, versione 2019. Andando in sintesi potrei dire che il Natale in Corea è questo. Però vi voglio raccontare un po' qualche aneddoto, andiamo. Il Natale in Corea non esiste. No, aspettate, attenzione, no, state fermi. Ricapitoliamo. Il Natale in Corea non esiste nel modo in cui lo pensiamo in Italia. La premessa è che ormai in tutto il mondo, anche in Italia, è diventato un evento così commerciale che già dopo Halloween si trovano gli addobbi, si trovano le colombe di Pasqua degli anni precedenti, e le rondini, si trova di tutto, e i panettoni anche pure dei tempi di Cristo. E quindi vabbè, anche in Italia è commerciale, però in Italia abbiamo anche questo aspetto del passarlo in famiglia, mangiare tutti quanti insieme in base alle regioni, avere determinate pietanze regionali, fare il giro dei parenti, magari soprattutto al sud, e bere un sacco di caffè di casa in casa, o passare le giornate con i piedi nel camino o a giocare a tombola e sì. A carte, insomma, tutte le varie tradizioni del Natale. Qui ovviamente è diverso perché trattandosi di un paese nemmeno occidentale ma asiatico, queste tradizioni nostre, occidentali, diciamo, oppure dei paesi più cristiani, vengono poi modificate. Non a caso si mangiano pollo fritto, diventa un appuntamento tra coppiette e ci sono molte illuminazioni natalizie. Ora, in realtà, queste illuminazioni, tipo i tunnel luminosi, gli alberi con i cuoricini, tutte queste cose, esistono 365 giorni l'anno nei parchi a tema romantici o parchi di divertimento, in cui c'è sempre l'angolino romantico per fare le foto di coppia. Durante il Natale questi parchi a tema vengono estesi a tutte le città generalmente, quindi le città diventano i parchi a tema per le coppie, perché il Natale in Corea è un evento da passare con gli amici o soprattutto con la propria ragazza o il ragazzo. E quindi che succede? Che in strada si vedono appunto un sacco di persone che vanno a mangiare fuori al ristorante, che magari appunto si regalano qualcosina a mo' di San Valentino, e non c'è poi una vera e propria atmosfera natalizia se non per le insegne, che poi dipende. Quindi ecco, è un po' forse triste. Se voi italiani venite in Corea, se vi trovate da soli, potrebbe essere un po' triste la lontananza dalla famiglia e da questi momenti che sono tipici del Natale. Però il Natale potreste essere voi, io, noi, e quindi nel mio caso generalmente invito degli amici a cena, passo anche magari una buona parte della giornata in cucina, come tradizione anche italiana, soprattutto per le nostre mamme, sorelle, parenti, donne che sono brave fornelli. E insomma, lo passo in compagnia, un po' con tutti, si mangia, si chiacchiera, si scherza, però è un po' quell'atmosfera simile a tombolata in famiglia. Per chi sta da diversi anni in Corea, il Natale assume anche un altro significato, nel senso che in realtà, siccome il 25 di per sé è festivo, ma gli altri giorni comunque si lavora più che in, cioè non che si lavora appunto a livello di tempo più in Italia, ma in generale ci sono meno giorni festivi che in Italia, perché qui i giorni festivi sono il 25 e il 1 gennaio, e quindi ti ritrovi che magari se vai a scuola fino al 24 vai a scuola e poi continui ad andare a scuola dal 26 in poi, se lavorate magari lavorate uguale, ok, dipende dal lavoro, anche in Italia si lavora, però qui è più probabile che si lavora a prescindere, e stessa cosa per il Capodanno. E quindi poi alla fine, non essendoci questa corsa ai regali o comunque all'organizzazione della cena natalizia come in Italia, l'atmosfera è diversa, quindi non lo senti proprio a Natale. Certo, lasciare le proprie tradizioni è un po' triste, quindi sebbene io come altri italiani che sono qui siamo abituati al Natale coreano, cioè se volete, per chi si trova in Corea, ci sono le chiese anche che fanno le messe, addirittura nelle città più grandi come Seoul ci sono alcune chiese che in base all'ora del giorno fanno la messa in italiano, francese, inglese, spagnolo.
E quindi diciamo che sicuramente in alcuni punti della nazione viene celebrato un po' più simile italiano, però in generale insomma è un sentimento un po' diverso. Detto ciò, se voi volete fare un viaggio a Natale in Corea, non sono di certo qui a fermarvi, anzi vi invito a farlo, è un'esperienza. Per il resto, ecco, il Natale è un po' questo. Se volete ulteriori informazioni o sapere come ho passato il Natale negli anni precedenti potete cercare due video del Natale 2018 e del Natale in Corea, in cui vi spiego più o meno le stesse cose, forse con delle espressioni un po' più tristi, perché era il primo o secondo anno che stavo in Corea quando ho fatto quel video. E per il resto, come potete vedere, dietro ho uno sfondo un po' diverso, perché in queste settimane sono stato impegnato perché ho cambiato casa, forse più là. Farò altri video in cui vi mostro altre ricette o altre particolarità dalla Corea. Se siete arrivati fino a qui, benissimo, perché ho fatto questo video soprattutto con l'intento di darvi i miei migliori auguri per questo Natale e per l'anno che si avvicina, questo nuovo anno 2020 che sta arrivando. E voi ci ritroviamo qui da qualche anno. Sono contento che mi seguiate. Se molti di voi sono arrivati a questo punto, mi fa ancora più piacere. Rinnovo gli auguri a voi, ai vostri familiari, e ci vediamo al prossimo video. Un saluto e alla prossima!